Un triplice cambiamento di coscienza segna dunque il nostro periplo terrestre. La scoperta dell'essere psichico, ossia dello spirito immanente, la scoperta del nirvana, ossia dello spirito trascendente, la scoperta dell'essere centrale, ossia dello spirito cosmico. E questo forse è il vero significato della Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, di cui parla la tradizione cristiana. Non siamo certo qui per giudicare quale esperienza sia superiore alle altre, semmai siamo qui per verificare. Le filosofie e le religioni polemizzano sull'ordine di priorità fra i vari aspetti di Dio. E certi yogi, rishi o santi, hanno preferito una certa religione o filosofia ad un'altra. Il nostro proposito non è discutere questi aspetti, ma realizzarli tutti e diventarli tutti. Non dobbiamo seguire una realizzazione sola a scapito delle altre, ma abbracciare Dio in tutti gli aspetti, al di là di ogni aspetto. Ecco qual è esattamente il senso dello yoga integrale. Potremmo però chiederci se non ci sia nient'altro al di là di questa triplice scoperta. Infatti, per quanto grande ci possa apparire l'esperienza di ciascuna, nessuna delle tre ci può dare la pienezza integrale a cui aspiriamo, considerando che tale pienezza include almeno l'individuo e la terra. In effetti, scoprire l'essere psichico è una grande realizzazione, poiché vuol dire prendere coscienza della nostra divinità, ma è una realizzazione legata all'individuo, non batti i muri della personalità in cui ciascuno sta rinchiuso. Scoprire l'essere centrale è una realizzazione vastissima. L'essere diventa il mondo intero, perdendo però nel contempo la propria individualità. Insomma, non è il caso di immaginarsi un ragione Rossi piazzato in mezzo alla propria coscienza cosmica che guarda compiaciuto la scena. Del signor Rossi, infatti, non resta più niente. La scoperta del trascendente è una realizzazione altissima, ma in cui si perde in un sol colpo tanto l'individualità che il mondo. C'è soltanto quello. Fuori del gioco da sempre. In teoria potremmo anche dire, in teoria si può dire qualsiasi cosa, ma che le tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono una cosa sola. Ma nell'esperienza sembra che un abisso separi questi cambiamenti di coscienza. E finché non avremo trovato nell'esperienza l'itinerario che ci permetta di colmare questo triplice iato in noi fra il panteista, l'individualista e il monista, non ci sarà pienezza né per l'individuo né per il mondo. Non serve trovare il centro individuale senza trovare anche la totalità del mondo, né la totalità del mondo senza l'individuo. Ancor meno serve trovare la pace suprema, se questa pace annulla sia il mondo che l'individuo. Non mi interessa essere lo zucchero, esclamava Ramakrishna, mi interessa mangiarlo. In questo mondo caotico e affannoso, dove bisogna diventare, agire, battersi, noi abbiamo bisogno di essere. Altrimenti il divenire di sparpaglia nel caos. Ma se siamo soltanto il divenire, l'essere si risolve in un beato zero. E che ce ne importa delle realizzazioni più sublimi se non abbiamo più individualità, se non esistiamo più? E questa è la contraddizione da risolvere. E non in termini filosofici, ma in termini di potere ed azione. Finora non sembra esserci nessun metodo che concili le tre esperienze, o perlomeno noi non le conosciamo. Ecco perché tutte le religioni e le spiritualità hanno messo il padre al sommo della gerarchia, fuori da tutta questa malaugurata storia. E ci invitano a cercare altrove la totalità a cui aspiriamo. Eppure l'intuizione ci dice che se noi esseri con un corpo aspiriamo ad una totalità, questa totalità deve esistere e deve essere possibile in un corpo, altrimenti non potremo neanche immaginarla. La cosiddetta immaginazione non esiste, non ci sono immaginazioni, ma solo realtà differite che aspettano il momento di venire alla luce. A modo suo ce lo dimostra anche
Jules Verne. Non ci sarà magari un'altra scoperta da fare, quella di un quarto stato di coscienza che cambi tutto. Nella sua gabbia in mezzo al tribunale, Sri Aurobindo era arrivato in fondo alla sua esperienza. Aveva realizzato uno dopo l'altro l'immanente, il trascendente e l'universale. Quella gabbia custodiva a malapena un corpo. La coscienza poteva spostarsi dove voleva, ma forse si ricordava di un certo individuo Aurobindo, che dai tempi di Cambridge e dagli anni in Occidente non aveva fatto altro che ammassare coscienza su in quel corpo. Ora c'era una coscienza infinita, ma restava un corpo fra milioni d'altri corpi sottoposti alle stesse leggi di natura. Un corpo che continuava ad avere fame e sete, magari ad ammalarsi come tutti gli altri corpi, e che procedeva lentamente ma ineluttabilmente verso la propria disgregazione. Uno può anche avere una coscienza vasta, luminosa, immortale, ma al di sotto la vecchia stoffa continua. Siccome ci vedeva chiaro e non si lasciava ingannare dalle tante maschere sovrapposte della morale e della decenza, sotto la coscienza infinita Sri Aurobindo forse vedeva anche il muso dell'animale, la sporcizia materiale sotto un'aureola intatta di sublimità. Sotto l'aureola però non cambia niente, tutto continua come sempre. Forse vedeva anche tutti quegli altri se stesso intorno alla gabbia, che continuavano a giudicare, a odiare, a soffrire. Ma chi può dirsi salvo? Niente è salvo se non si salvano tutti. E questa coscienza infinita che cosa faceva per tutta quella gente, per la sua gente? Quella coscienza che vede e che sa, che cosa può fare? Un giorno a Baroda lui si era messo in cammino per agire, per poter fare. E invece eccolo lì, a guardare che la sua coscienza infinita, con quell'infinita gioia lassù, la gioia che ride nuda sulle vette dell'assoluto. Ma che cosa può quella gioia lassù se non è dappertutto quaggiù? Quaggiù resta solo tutto come prima. Tutto continua a soffrire e a morire. Sri Aurobindo non ascoltava i giudici, non rispondeva neanche alle domande da cui dipendeva la sua vita. Ascoltava soltanto la voce che gli ripeteva: «Non temere, sono io a guidare ogni cosa. Tu occupati solo del lavoro per il quale ti ho condotto in prigione». Nella sua gabbia, ad occhi chiusi, lui cercava. Non c'è una totalità là in alto che esista totale anche qui. La strada andava dunque a finire in un'impotenza dorata. Che senso aveva allora tutto quel tragitto? L'anima che per qualche inesplicabile ragione è discesa in questa materia, o piuttosto è diventata questa materia, evolve lentamente attraverso le epoche. Cresce, si individualizza attraverso i sensi, la mente, le esperienze. Si ricorda sempre di più della divinità perduta o sommersa, della coscienza che permea la sua forza, ritrova se stessa e torna infine all'origine, trascendente, nirvanica o cosmica, a seconda del suo destino e dei suoi gusti. Quindi tutta la storia terrestre è solo un luogo e laborioso transito dal divino al divino, attraverso l'oscuro purgatorio della materia. Perché questo purgatorio allora? Perché la materia? Perché mai entrarci se solo per uscirne? Si dirà che le beatitudini nirvaniche o cosmiche valgono bene la fatica del viaggio. Può darsi, ma intanto la Terra continua a soffrire. Alcuni pochi lassù, radiosi nelle loro sublimi beatitudini, e intanto quaggiù continuano le torture, le malattie e la morte. Tutta la coscienza cosmica di chi che sia non cambia neanche una virgola del destino terrestre. Figurarsi cosa può cambiare il nirvana. Si obietterà che gli altri non hanno che da fare lo stesso, svegliandosi così dal loro errore. Benissimo, ma di nuovo, a che serve allora la Terra? Solo a svegliarci dal suo errore? Lo chiamano caduta, dovuta a un qualche assurdo peccato di Adamo ed Eva, che ha rovinato quel che Dio in origine aveva fatto così bene. Ma tutto è Dio, no? Il serpente dell'Eden, semmai ce n'è stato uno, era Dio, come Satana con le sue opere e le sue pompe. Tutto è sempre Dio, no? Se esiste soltanto Lui,
sarebbe stato tanto maldestro da cadere senza accorgersene, o tanto impotente da soffrire senza volerlo, o tanto sadico da divertirsi a sbagliare per poter poi ricredersi nel suo errore? La Terra allora è solo un errore? Se la Terra non ha nessun senso per la Terra, se la sofferenza del mondo non ha nessun senso per il mondo, se solo è solo campo di transito per purgarsi di un qualche assurdo peccato, allora niente e nessuno, nessuna estrema beatitudine, nessuna estasi finale potranno mai giustificare un simile inutile interludio. Dio non aveva certo bisogno di entrare nella materia, se era solo per uscirne. Non aveva certo bisogno della morte, del dolore, dell'ignoranza. Morte, dolore e ignoranza non hanno in sé nessuna giustificazione se questa terra e quel corpo sono soltanto luoghi purgatoriali e di fuga e non il luogo di un segreto finale che cambia tutto. Non salgo alla luce senza fine. Così come ho rifiutato la tua notte eterna, le tue terrestri servitù sono più grandi, o re, di tutte le gloriosità, libertà del cielo. Troppo lontani sono per me i tuoi cieli, dagli uomini che soffrono. Imperfetta è la gioia non condivisa da tutti. Ma se consideriamo ancora l'enigma di questo centro d'anima, attorno al quale ruota tutto il mistero, siamo costretti a constatare che l'anima non ha nessun bisogno di essere, come si dice, salvata. L'anima è libera, pura, assolutamente salva nella propria luce. Dall'istante in cui ci entriamo, vediamo perfettamente, ad occhi ben aperti, che è meravigliosamente divina e leggera, incontaminata da tutto il fango che le viene gettato addosso. È la terra che bisogna salvare, perché pesa. È la vita che bisogna salvare, perché muore. Ma dov'è il germe di quella liberazione? Dov'è il potere che la libera? Dov'è la vera salvezza del mondo? Gli spiritualisti che vogliono farci assaporare la suprema leggerezza dell'anima hanno certo ragione, ma certo non hanno meno ragione i materialisti che scavano nella materia per estrarre meraviglie proprio dalla sua pesantezza. Però non possiedono il segreto, nessuno ce l'ha. Le meraviglie degli uni non hanno anima, quelle degli altri non hanno corpo. Il corpo sì, che sembrava dapprima soltanto un oscuro strumento da cui far emergere lo spirito, è forse proprio, paradossalmente, il luogo di una totalità dello spirito rimasta finora ignota. Quel che sembra solo strumentale è la chiave di un segreto, senza cui ciò che è fondamentale non svelerebbe tutto il proprio mistero. «Occupati solo del lavoro», diceva la voce, e il lavoro non consisteva affatto nel galleggiare in cosmiche beatitudini, ma nel trovare qua giù, in questo corpo e per tutta la Terra, una nuova strada capace di riconciliare in una sola e stessa coscienza la libertà del trascendente, la viva immensità del cosmico e la gioia dell'anima individuale su una Terra compiuta e in una vita più vera. Perché, dice Mer, il vero cambiamento di coscienza è quello che cambierà le condizioni fisiche del mondo e ne farà una creazione nuova. Se vogliamo trasformare le condizioni fisiche del mondo, cioè le cosiddette leggi naturali che governano la nostra esistenza e quella del mondo, e se vogliamo arrivare a questa trasformazione mediante il potere della coscienza, due sono le condizioni che dovremo rispettare. Lavorare nel corpo senza evadere in nessun al di là, il corpo essendo il punto d'incontro fra coscienza e materia, e scoprire il principio di coscienza che abbia il potere di trasformare la materia. Ma non c'è coscienza o livello di coscienza senza finora conosciuta dell'umanità che abbia il potere di produrre un cambiamento del genere. Né la coscienza mentale, né quella vitale, né quella fisica, come abbiamo ben visto. È vero che a forza di disciplina alcuni esseri hanno infranto le leggi naturali, trionfando sulla forza di gravità, sul freddo, sulla fame, sulle malattie, eccetera. Ma innanzitutto si trattava di cambiamenti individuali, che non sono mai stati trasmissibili. E poi non era in gioco una reale trasformazione della materia. Le leggi che governano il corpo restavano sostanzialmente immutate, e ad esse, sovrapponendosi certi particolari effetti apparentemente sovrannaturali, comunque sempre più o meno momentanei. Possiamo citare l'esempio di uno yogi,
un rivoluzionario compagno di Sri Aurobindo, che un giorno era stato morso da un cane idrofobo. Con la forza della coscienza, lo yogi è riuscito a neutralizzare gli effetti del virus ed aveva continuato la sua vita di prima senza pensarci più. Osserviamo per inciso che se si fosse trovato davvero nel giusto stato di coscienza, non avrebbe neanche potuto essere morso. Un giorno, parecchio tempo dopo, durante una riunione politica particolarmente burrascosa, lo yogi perse la calma e si scagliò incollerito contro uno degli oratori. Qualche ora dopo, moriva fra gli spasmi atroci dell'idrofobia. Il potere della sua coscienza era arrivato solo a dominare la malattia, però, nell'istante in cui la coscienza era venuta meno, tutto era tornato come prima. Le leggi del corpo non erano cambiate, erano state solo imbavagliate. Una trasformazione quale la intendono Sri Aurobindo e Mer non risiede quindi su poteri sovrannaturali più o meno momentanei da appiccicare alla natura. Richiede di cambiare la natura umana stessa, compresi i suoi condizionamenti fisici. Si tratta insomma di dominare la natura dell'uomo, ma doverlo trasformarla. E se vogliamo che questa trasformazione si realizzi per tutta la Terra, bisogna che questo nuovo principio di esistenza chiamato da Sri Aurobindo sopramentale si instauri definitivamente fra gli esseri umani. All'inizio solo fra pochi, poi fra tutti quelli che saranno pronti. Come a suo tempo il principio vitale e poi quello mentale si è stabilito naturalmente e definitivamente sulla Terra. Si tratta in altri termini di creare una sovraumanità divina sulla Terra, che non sia più sottomessa alle leggi dell'ignoranza, del dolore e della decomposizione. Forse ci sembrerà un'impresa troppo grandiosa o troppo fantasiosa, ma soltanto se vista su una distanza di decenni, in realtà è qualcosa di assolutamente coerente con l'andamento dell'evoluzione. In effetti, se consideriamo tutto il divenire terrestre come il divenire dello spirito nelle sue forme, tutte le nascite umane come una crescita dell'anima o dello spirito possono permetterci di dubitare che lo spirito si accontenti di dimorare per sempre nella ristretta condizione umana e che alla fine del suo viaggio intenda semplicemente ritornare in quella gioia e in quella gioia ultraterrene da cui, in fin dei conti, non aveva nessun bisogno di distaccarsi. La luce è lì da sempre e per sempre, eterna, immobile e immutabile. Per lo spirito non è mica una conquista. Per la materia invece sì, il cielo è tutto da scoprire. Sicché la materia non vorrà conoscere quella stessa gioia, appunto, e quella gioia in condizioni apparentemente opposte, in una vita assediata dalla morte, dall'ignoranza, dall'oscurità e nell'innumerevole diversità del mondo invece che in quell'uniforme candore. Allora questa materia sì che avrebbe un senso. Non sarebbe più un purgatorio o un vano transito verso l'aldilà, ma un laboratorio in cui poco per volta, attraverso la materia, cioè la pianta, l'animale e poi un uomo sempre più cosciente, lo spirito elabora un uomo di qualità superiore, ovvero un Dio. L'anima, una volta diventata umana, non ha certo terminato il suo compito. Le resta da far progredire ancora la sua umanità verso qualcosa di superiore, qualità superiori. Ovviamente l'anima che abita nel selvaggio o in un ignorante primitivo, in un teppista parigino o in un gangster americano, non ha certo esaurito la necessità della nascita umana, non ha certo sviluppato ogni possibilità e il senso totale dell'umanità, non ha manifestato tutto il senso del Sat Chit Ananda nell'uomo universale. Nell'anima che abita nell'europeo vitalistico, totalmente preso dalla dinamica del produrre dai propri piaceri vitali, né da quella del contadino asiatico, sprofondato nel ciclo ignorante del vivere domestico ed economico. Possiamo inoltre ragionevolmente dubitare che un Platone o un Sankara siano il coronamento e la fioritura finale dello spirito dell'uomo. Siamo inclini a credere che essi ne indichino semmai i limiti, poiché sembrano, assieme a pochi altri esseri umani, il punto più alto che la mente e l'anima dell'uomo possono raggiungere, anche se questa è forse un'illusione delle nostre attuali facoltà. L'anima, come ha un passato preumano,
ha anche un futuro sovraumano. Sri Aurobindo non è un teorico dell'evoluzione, è un pragmatico dell'evoluzione. Tutto ciò che ha detto o scritto sull'evoluzione lo ha detto o scritto solo dopo averne fatta l'esperienza. Noi ne abbiamo anticipato la storia soltanto per rendere più chiare le sue brancolanti ricerche nel carcere di Alipore. Qui egli si era dunque reso conto che quella cosmica immensità di beatitudine non era affatto il posto di lavoro e che bisognava perciò ridiscendere nel corpo e lì, umilmente, mettersi a ricominciare le ricerche. Magari ci verrà da chiederci, ma se la trasformazione deve avvenire grazie al potere della coscienza e non attraverso meccanismi esterni, quale mai coscienza è più alta di quella cosmica? Non è forse il culmine della scala e quindi il limite massimo del potere? È una domanda importante per capire il procedimento pratico della scoperta ed eventualmente farne l'esperienza. Possiamo rispondere facendo due osservazioni. Intanto, non basta raggiungere alti poteri di coscienza se non vogliamo fare come quel cacciatore di tesori che credeva di aver scoperto l'Eldorado vedendolo in fondo al suo binocolo. Bisogna che ci sia qualcuno che li incanti. E nella coscienza cosmica dov'è? È il qualcuno, se non esiste nessuno. Un'analogia presa dalla nostra attualità ci può aiutare a capire meglio. Se mandiamo un veicolo nello spazio, lo potremo far arrivare magari in capo all'universo. Ma noi non saremo arrivati in capo al bel niente, dato che non ci saremo spostati di un millimetro. Il nostro razzo sarà semplicemente uscito dal campo gravitazionale terrestre, dal sistema solare. Così lo yogi si concentra su un punto del proprio essere, raccoglie tutte le energie come il razzo vettore della capsula spaziale e esce fuori dalla sua corazza d'uomo. Dopodiché la sua coscienza emergerà altrove, in un altro universo, in una dimensione cosmica o nirvanica. Ma chi è che è arrivato alla coscienza cosmica? Non certo lo yogi. Lo yogi continuerà come sempre a bere, a mangiare, a dormire, ad ammalarsi quando è il caso, come tutti gli animali umani, e alla fine morirà anche lui come tutti quanti. Non è dunque lui ad avere realizzato la coscienza cosmica, ma un minuscolo punto del suo essere, sul quale lui si era concentrato con tanto accanimento proprio per venirne fuori. Mentre tutto il resto, tutta la sua natura umana e terrestre come ha ottenuto fuori, rimosso, mortificato per gli incessanti, su quell'unico punto di fuga, non parteciperà se non per un irradiamento indiretto alla sua coscienza cosmica. Sri Aurobindo faceva dunque una prima importantissima constatazione, e cioè che non basta una realizzazione lineare in un punto solo, è necessaria una realizzazione globale in tutti i punti che abbracci la totalità dell'individuo. Se volete trasformare la vostra natura e il vostro essere, dice Mer, e se volete prendere parte alla creazione di un mondo nuovo, non basta più un'aspirazione che si innalza come un'aguglia sottile. Bisogna che nella coscienza inglobiate e conteniate tutto. Ecco perché lo yoga integrale, o Purna Yoga, uno yoga pieno. Lo yogi aveva voluto sbarazzarsi della propria individualità, come di un peso ingombrante che gli impediva di svolazzare a piacimento nelle distese cosmiche o spirituali. Senza individualità, però, uno non può far niente per la Terra, non può tirar giù quei tesori che aveva trovato sulle vette. C'è qualcos'altro dal mero esplodere di un illusorio guscio individuale nell'infinito. Sri Aurobindo arriva così ad una prima conclusione. Forse il soffocamento dell'individuo è veramente la soffocazione di Dio nell'uomo. Ma a questo punto si pone un'altra osservazione, più importante ancora. Tornando all'analogia di prima, il razzo può venire lanciato da qualche punto della crosta terrestre. Può partire da New York, come dall'equatore, e raggiungere comunque i confini dell'universo. Non sarà certo necessario lanciarlo da una rampa da sull'Everest. Del pari, lo yogi può realizzare la coscienza cosmica in qualsiasi punto del suo essere, a qualsiasi livello, nella mente, nel cuore e persino nel corpo, dato che lo spirito cosmico è dappertutto, in tutti i punti dell'universo. E quindi l'esperienza può cominciare dovunque, ad ogni livello dell'essere.
Uno si può concentrare su una pietra o una rondine, su un'idea, una preghiera, un sentimento, su quello che sprezzatamente chiamiamo idolo. La coscienza cosmica però non è il punto supremo della coscienza umana. Non è un passo in alto, è solo un passo fuori dall'individuo. Non è necessario volare in alto nella coscienza, né essere Plutinio per vedere lo spirito universale. Anzi, meno uno è mentalizzato e meglio l'esperienza riesce. Un pastore errante sotto le stelle o un pescatore di Galilea possono raggiungerla più facilmente di tutti i pensatori del mondo messi insieme. Ma a che serve allora tutto questo sviluppo della mente umana se una mistica contadinella può farcela senza problemi? Siamo perciò costretti ad ammettere che o siamo tutti su una strada sbagliata, oppure le evasioni mistiche non esauriscono tutto il senso dell'evoluzione. Ciò premesso, ammettendo che la linea evolutiva da seguire sia quella che conduce alle vette più alte della coscienza terrestre, quella di un Leonardo o di un Beethoven o di un Alessandro Magno o di un Dante, siamo costretti a riconoscere che nessuna di queste vette è riuscita a trasformare la vita. Nelle cime della mente o del cuore, nelle cime cosmiche ci forniscono infatti la chiave dell'enigma e il potere di cambiare il mondo. Ci vuole un altro principio di coscienza. Un principio di coscienza però senza soluzione di continuità con i precedenti. Se infatti la linea si interrompe o sparisce l'individuo, eccoci ricadere nelle esplosioni cosmiche o mistiche senza più legami con la Terra. Certo, la coscienza dell'unità e la coscienza trascendente sono le basi indispensabili di qualsiasi realizzazione. Sono come le fondamenta nella costruzione di una casa, ma bisogna costruirle in altri modi, che rispettino la continuità evolutiva. Quella che vogliamo è un'evoluzione, non una rivoluzione. Bisogna insomma venirne fuori senza filarsene via. Invece di un razzo che vada a perdersi negli spazi interstellari, ci occorre un satellite che immagazzini la luce del Sole e sia però in grado di fornare da noi, distribuendola in tutti i punti della nostra coscienza terrestre. La conoscenza ultima è quella che percepisce e accetta Dio, sia nell'universo che al di là dell'universo. Lo yoga integrale è quello strumento che, una volta raggiunto il trascendente, è in grado di tornare all'universo e di possederlo, conservando il potere di scendere o di salire a suo piacimento nella grande scala dell'esistenza. Questo duplice movimento di salita e di discesa è il principio basilare della scoperta sopramentale. Ma strada facendo, Sri Aurobindo troverà una molla sconosciuta che butterà tutta l'aria. Non ci basta conoscere la scoperta di Sri Aurobindo se non sappiamo come ci possiamo arrivare noi. Purtroppo è molto difficile fornire uno schema buono per tutti. Ecco, si fa così, così e basta. Lo sviluppo interiore si adatta sempre alla natura di ognuno. Ed è ovvio, dato che non si tratta di copiare l'esperienza di qualcun altro, ma di sviluppare ciò che è latente nel nostro essere più profondo. Non esistono due esseri uguali fra loro. L'ideale che si propone il nostro yoga non può mettere insieme tutte le ricerche e l'intera vita spirituale. Non si possono dare rigide definizioni della vita spirituale. Non si può costringerla entro una rigida regola mentale. È un vastissimo campo evolutivo, un immenso reame potenzialmente ben più vasto di tutti quelli sottostanti, con centinaia di province, migliaia di tipi, livelli, forme, strade, ed esistono una quantità di varianti di ideale spirituale, una quantità di gradi di sviluppo spirituale. Perciò qui possiamo fornire soltanto qualche punto di riferimento. Lieti se ognuno potrà trovarvi l'indizio che illumini il suo personale cammino. Dovremmo infatti ricordarci sempre che il vero metodo yogico consiste nel trovare il filo della nostra coscienza, quel filo luminoso di cui parlano i Rishi, tenendolo ben saldo e andare fino in fondo. La coscienza cosmica e il Nirvana non ci forniscono la chiave evolutiva che cerchiamo. Riprendiamo perciò con Sri Aurobindo la nostra ricerca, al punto in cui l'avevamo lasciata a Baroda, prima delle due grandi esperienze. L'ascensione nel sopracosciente è la prima tappa. Mano a mano che il ricercatore fa tacere la mente, pacifica il vitale, esce dalla sua immersione nel fisico,
La coscienza si svincola dalle mille attività con cui si confondeva inestricabilmente, disperdendosi e acquisisca, come già abbiamo detto, un'esistenza indipendente. È come un essere dentro di noi, una forza che vibra, sempre più intensa. E più cresce, meno sopporta di stare rinchiusa nel corpo. Ci accorgiamo del suo irradiare da prima del sonno, poi nella meditazione, poi anche nello stato di veglia. Ma questo movimento collaterale, per così dire, nella mente universale, nel vitale universale, nel fisico universale, non è il suo unico modo di manifestarsi. La coscienza vuole salire. Questa spinta ascensionale non è necessariamente frutto di una disciplina consapevole. Può anche essere un bisogno naturale, spontaneo. Non dovremmo mai dimenticare che l'aspirazione che sentiamo in questa vita è soltanto il seguito di altri sforzi compiuti in tante altre vite. Ecco da dove ha origine la disparità di coscienza fra gli individui. Ed ecco perché è impossibile stabilire regole valide per tutti. Può succedere che sentiamo istintivamente qualcosa al di sopra del capo che ci tira, come una vastità o una luce, o come un fulcro da cui hanno origine tutti i nostri pensieri e azioni, oppure come una zona di concentrazione in cima al cranio. Il ricercatore non ha certamente fatto silenzio nella mente per il piacere di starsene lì come un ciocco. Quel silenzio non è certo una cosa morta, ma viva. È sintonizzato lassù perché sente che lassù vive. Il silenzio non è un fine, è un mezzo, come lo è il solfeggio per chi vuole imparare la musica. Ci sono tante di quelle musiche. Un giorno dopo l'altro, a mano che la coscienza si concentri e si concretizza, il ricercatore attraversa centinaia di minime esperienze quasi impercettibili che sgorgano da quel silenzio lassù. Non sta pensando a niente ed ecco che all'improvviso sente passargli per la testa un pensiero, magari neanche un pensiero, un movimento quasi impercettibile, e sa esattamente cosa fare e in che modo, fin nei minimi particolari, come si trattasse di sistemare in un lampo i pezzi di un meccano. È una granitica certezza. Sotto invece prevale un'insicurezza totale, ogni cosa può essere al suo contrario. A volte si manifesta come un piccolo trasalimento. Va a vedere il tale, uno ci va, e trova che quel tale ha proprio bisogno di lui. Che coincidenza! Oppure, a tal cosa non devi farla, uno non ci bada ed ecco che fa un brutto capitombolo. Oppure si sente spinto, senza nessun apparente motivo, ad andare dal tal posto dove si imbatte proprio nella circostanza che gli serviranno. A volte si tratta di un problema da risolvere. Uno allora si mette tranquillo, si rivolge in silenzio verso l'alto ed ecco che gli viene la risposta chiara e indiscutibile. Se per esempio deve parlare o scrivere, può sentire concretamente quella distesa lì in alto, da lì tirar giù i pensieri come un filo di seta dal bozzolo, senza che nella testa niente si muova. Lascia solo che il flusso gli scenda dentro e lui trascrive. Se però lascia che la mente si intrometta anche di poco, il flusso svanisce, o piuttosto si falsa, perché la mente, da quella scimmia inveterata che è, cerca di imitare gli ordini provenienti dall'alto, ma scambia i propri fuochi fatui per illuminazioni. Più il ricercatore imparerà ad ascoltare quelli che gli viene dall'alto, più gli ordini che riceve, non certo imperiosi né stentorei, anzi a malapena percettibili come un soffio leggero, non pesanti ma semplicemente avvertiti e incredibilmente rapidi, diverranno frequenti, esatti e irresistibili. Ma poco a poco egli vedrà che quella fonte là in alto è in grado di guidare tutti i suoi atti, anche i più insignificanti. Tutti i suoi pensieri allora sgorgeranno da lì, luminosi e assoluti, e dentro di lui si farà strada una specie di conoscenza spontanea. Incomincerà così a vivere una quantità di piccoli miracoli quotidiani. Se gli uomini intravedessero anche soltanto un barlume delle gioie infinite, dei luminosi orizzonti di spontanea conoscenza, delle calme distese dell'essere che ci aspettano sui sentieri che la nostra evoluzione animale non ha ancora percorso fino in fondo, tutto tralascerebbero e non si darebbero pace finché non avessero conquistato questi tesori.
ma stretto è il passaggio. Le porte difficili da forzare e paura, sfiducia e scetticismo, guardiani della natura, stanno di guardia per impedirci di volgere il passo fuori dai nostri pascoli consueti. Una volta che quella distesa lassù sarà diventata reale, viva come un'alta spiaggia di luce, il ricercatore sentirà il bisogno di accedervi direttamente e di spingersi al largo, perché sentirà con intensità sempre maggiore che la vita e la mente di quaggiù sono misere e fallaci, sono una specie di caricatura. Gli sembrerà di urtare dappertutto, di non trovarsi a suo agio da nessuna parte. Sentirà che tutto, parole, idee, sentimenti, è falso e stridente. Non è mai la cosa vera. Sempre un fuori, sempre un pressappoco, sempre una rasoterra. A volte nel sonno, come un'anticipazione di quel che sarà, si troverà avvolto in una grande luce abbagliante, così abbagliante che gli verrà istintivamente da coprirsi gli occhi. Il sole è buio in confronto, constata Mer. Allora la forza dentro, la coscienza forza, che tende verso l'alto, dovrà crescere e crescere, spinta dal nostro bisogno di un'altra cosa, di una cosa più vera, di una conoscenza più vera, di un rapporto più vero col mondo e con gli esseri. Il nostro maggiore progresso è un bisogno sempre più profondo. Il ricercatore avrà bisogno di respingere tutte le costruzioni mentali che cercano ad ogni istante di impadronirsi del filo luminoso. Avvertirà la necessità di mantenersi aperto. Si sentirà troppo vasto per le idee. Non è infatti certo di idee che abbiamo bisogno, ma di spazio. Non solo occorrerà disfare i lacci della mente e dei sensi, ma anche evitare i lacci del pensatore, del teologo e del fondatore di chiese, le trappole della parola e la schiavitù dell'idea. Tutti i trabocchetti che ci portiamo dentro e che sono sempre pronti a catturare lo spirito, murandolo nelle forme. Noi invece dobbiamo andare sempre oltre, sempre abbandonando il più piccolo per il più grande, il finito per l'infinito. Dobbiamo essere pronti ad avanzare sempre di illuminazione in illuminazione, di esperienza in esperienza, da uno stato d'essere ad altri, senza attaccarci a niente, neanche alle verità a cui teniamo più fermamente, perché esse sono soltanto forme di espressione dell'ineffabile, il quale non accetta di essere limitato da nessuna forma di espressione. Di continuo dobbiamo restare aperti alla parola dall'alto, che non ci lascia costringere nel suo significato. La luce del pensiero che racchiude in sé i propri opposti. Poi un giorno, a forza di bisogno, a forza di sentirci come una massa compressa, le porte ci si apriranno davanti. La coscienza si innalza, dice Mer. Rompe la spessa corazza lì in cima al cranio ed emerge nella luce. E in alto era una bianca calma ardente. Questa esperienza è l'avvio dello yoga di Sri Aurobindo. È l'emergere del sovracosciente, la transizione di un passato che ci tiene legati a un futuro che vede. Invece di stare al di sotto, oppressi da un peso, ci troviamo al di sopra e respiriamo. La coscienza non più rinchiusa nel corpo o limitata dal corpo, sente non solo di trovarsi al di sopra del corpo, ma di espandersi nello spazio. Il corpo viene a trovarsi al di sotto di questa elevazione e stazione, avvolto nella coscienza diffusa, diventando una mera circostanza nella vastità dell'essere, la sua parte strumentale. Quando l'elevata stazione diventa definitiva, non ne scendiamo più totalmente, ma soltanto con una frazione di coscienza che può scendere a lavorare nel corpo ai livelli inferiori, mentre l'essere, stabilito in permanenza al di sopra, dirige tutta l'esperienza e il lavoro. A decollo avvenuto, si tratta di procedere lentamente e sistematicamente. Il primo movimento della coscienza sarebbe in realtà quello di filarsene dritta dritta in alto, come venisse aspirata, con la sensazione di salire all'infinito proprio come un razzo e di stabilirsi quindi in una specie di luminoso nirvana. La beatitudine che accompagna quell'apertura in cima
o almeno in quella che appare come la cima, o questo dissolversi è così irresistibile che sarebbe davvero incongruo ridiscendere ai livelli intermedi per esplorare quello che più esserci sembrerebbe di cadere. Vorremmo solo restarcene lì, più possibile, immobili, per non sciupare questa pace compatta. In realtà non era neanche possibile accorgersi se c'erano dei livelli intermedi fra l'uscita dalla cima della testa e quella fusione alle massime altezze. Abbagliato un po' come un neonato che apre gli occhi la prima volta, uno non distingue niente, confonde tutto in una sorta di biancore o di biancore azzurrino e perde il contatto, vale a dire cade in estasi, come dicono in Occidente, o in samadhi, come dicono in India. Ma quando ne esce, il ricercatore non ha fatto il minimo passo avanti. Nella sua fretta di arrivare, suppone che non ci sia niente fra la mente pensante e le massime altezze. Chiusi gli occhi nel samadhi, si precipita il più in fretta possibile attraverso tutti quei grandi e luminosi reami dello spirito, senza neanche vederli. Raggiunge così forse quel che cercava, ma solo per addormentarsi nell'infinito. Ovviamente uno che cerca dirà che si tratta di uno stato meraviglioso, indicibile, supremo. Ed è vero. Mer però osserva. Potete dire quello che volete, dato che, appunto, non vi ricordate di niente. Sì, entrate in samadhi uscendo dal vostro essere cosciente. Entrate cioè in una parte dell'essere totale, incosciente, o meglio, in una parte dell'essere di cui non avete una forma corrispondente di coscienza. Entrate in uno stato impersonale, vale a dire in uno stato in cui perdete coscienza. Ecco come mai non ricordate niente, perché non eravate coscienti di niente. Sri Aurobindo dice che l'estasi è semplicemente una forma superiore di incoscienza. Potrebbe anche darsi che quel che chiamiamo trascendente, assoluto, supremo, non sia tanto quell'annientamento estatico che dicono, ma solo il limite attuale della nostra coscienza. Forse è assurdo affermare qui finisce il mondo e lì comincia il trascendente, come se fra questo e quello ci fosse un vuoto. Il trascendente per un pigmeo incomincia magari dall'ABC della ragione e per lui il mondo svanisce subito al di là dell'intelletto. Non ci sono altri vuoti se non quelli della propria coscienza. Forse il progresso evolutivo sta proprio nell'esplorare zone di coscienza sempre più avanzate, nell'avanzare in un inesoribile trascendente che in realtà non si trova né in alto né altrove fuori dal mondo, ma dappertutto qua giù, e che si svela un poco per volta la nostra vista. Se nella preistoria il trascendente si situava al di sopra del protoplasma, ciò non significa che sia stato il trascendente a spostarsi più in alto dei batraci. Poi dello scimpanzé e poi ancora dell'uomo, in una specie di corsa di autoesclusione della vita. Siamo noi ad avere lasciato l'incoscienza primigenia per vivere un po' più in là, in un trascendente presente ovunque. Così invece di dissolversi nelle altezze, o in quelle che prende per altezze, e di credere che l'estasi sia un segno di progresso. Il ricercatore dovrà rendersi conto che si tratta di uno stato incosciente e darsi da fare per scoprire l'esistenza viva che si nasconde sotto l'abbaglio che ha preso. Cercate di sviluppare la vostra individualità interiore, dice Mer, e allora potrete accedere a queste stesse regioni in piena coscienza, con la gioia di comunicare con le regioni più alte senza perdere coscienza, e senza perciò arrivare ad uno zero invece che all'esperienza. E Sri Aurobindo ribadisce, è nello stato di veglia che la realizzazione deve venire a restare, se vogliamo che sia una realtà della vita. Le esperienze e le trance yogiche hanno la loro utilità per aprire l'essere e prepararlo, ma solo quando la realizzazione è costante nello stato di veglia possiamo dire di averla raggiunta davvero. Il fine che perseguiamo è una padronanza integrale, non uno stato di marmotte spirituali. E la padronanza integrale è possibile soltanto nella continuità della coscienza, mentre nell'estasi va completamente perduto quel qualcuno che dovrebbe fare appunto da tramite fra i poteri dell'alto e l'impotenza di qua giù.
Una volta forata la corazza in cima alla testa, nella prigione di Alipore, Sri Aurobindo cominciò ad esplorare metodicamente i piani di coscienza al di sopra della mente comune, così come a Baroda aveva esplorato quelli che della mente inferiore, e riprendeva dove l'aveva lasciata la salita sulla grande scala di coscienza che si eleva senza vuoti negli ati estatici della materia fino a quel punto X che doveva essere il luogo della sua scoperta. Perché la verità più alta e la spontanea conoscenza integrale non si può raggiungere saltando ciecamente nell'assoluto, ma passando pazientemente attraverso la mente e andando al di là. In quanto uomini, riceviamo da tutti gli alti piani sopracoscienti di continuo e senza accorgercene influssi o ispirazioni che si traducono in idee, ideali, aspirazioni e opere d'arte. Sono questi influssi a plasmare segretamente la nostra vita e il nostro futuro, così come, sempre senza accorgercene, riceviamo vibrazioni vitali o del fisico sottile che determinano in ogni istante la nostra vita affettiva e gli scambi con il resto del mondo. Ci troviamo rinchiusi in un corpo individuale soltanto per una tenace alienazione visiva, ma in realtà il nostro essere è estremamente poroso e fluttua in un oceano di forze universali come l'anemone marino. L'uomo chiacchiera intellettualmente, scioccamente, di risultati di superficie, attribuendoli al suo nobile io, senza considerare il fatto che il suo nobile io se ne sta molto ben celato dietro il velo di uno smorto scintillio intellettuale e alla fitta nebbia di sentimenti, emozioni, impulsi, sensazioni ed impressioni. La sola libertà che abbiamo è quella di salire a livelli sempre più alti. Il solo compito che abbiamo è quello di trascrivere sul piano materiale le verità del piano a cui apparteniamo. Se vogliamo quindi capire meglio il meccanismo dell'universo, dovremmo sottolineare due punti importanti, comuni a tutti i piani di conoscenza. In primo luogo, questi piani non dipendono né da noi né da quello che possiamo pensare, meno ancora da quanto il mare dipenda dall'anemone di Marino. Esistono indipendentemente dall'uomo. La psicologia contemporanea fa una gran guazzabuglio dei piani dell'essere ficcandoli tutti in un presunto inconscio collettivo, come in un enorme cilindro da prestigiatore, da cui estrae come viene nevrosi e archetipi, dimostrando con ciò un'insufficiente capacità di visione. Questi piani infatti sono inconsci soltanto per noi, e in sé sono assolutamente coscienti, anzi infinitamente più coscienti di noi. Inoltre non si tratta di forze collettive, nel senso che non sono il prodotto di una secrezione umana, almeno quanto il mare non è un prodotto dell'anemone. È invece l'uomo di facciata ad essere il prodotto di questa immensità retrostante. Le diverse gradazioni della coscienza sono stati universali indipendenti da come li vede la personalità soggettiva, e semmai il modo di vedere della personalità soggettiva ha a dipendere dal livello di coscienza a cui essa appartiene a seconda del tipo della sua natura e del suo livello evolutivo. Ma è tipico dell'uomo, ovviamente, capovolgere l'ordine dei valori e mettersi al centro del mondo. Del resto non si tratta di una teoria sempre opinabile, ma di un'esperienza a cui siamo tutti invitati. Esteriorizzandoci, cioè uscendo dal corpo per entrare coscientemente in questi piani, ci rendiamo conto perfettamente che essi esistono al di fuori di noi, proprio come il mondo esiste anche al di fuori di Kanikati. Si tratta di piani cui loro esseri e con le loro forze, di luoghi precisi che non hanno niente a che partire col mondo terrestre. Intere civiltà ne hanno reso testimonianza e ce l'hanno tramandata in statue e in affreschi dipinti sui muri dei loro palazzi e dei loro templi. Civiltà meno tecnologiche, ma certo non più stupide della nostra. Il secondo punto importante concerne le forze coscienti e gli esseri che popolano questi piani. Dobbiamo qui mettere ben in chiaro qual è, da un lato, la parte di superstizione e magari di frode che rappresenta il nostro contributo collettivo e qual è, dall'altro, la parte di verità. Come sempre, anche qui, vero e falso sono strettamente intrecciati. Ecco perché il ricercatore integrale dovrà armarsi più di chiunque altro di questa chiara austerità su cui tanto insiste Sri Aurobindo.
non confondendo ciò che è semplicemente al di sopra della ragione con ciò che invece calpesta la ragione. Nella pratica, quando uno entra coscientemente su questi piani, nel sonno, in meditazione, oppure esteriorizzandosi volontariamente, può vedere due tipi di cose: correnti di forza impersonali, più o meno luminose, ed esseri personali. Ma sono solo due modi di vedere la stessa cosa. Il muro fra coscienza e forza, fra personalità e impersonalità, diventa molto più sottile quando ci spostiamo dietro il velo della materia. Se un certo processo lo guardiamo dalla parte della forza impersonale, vedremo un'energia o una forza in azione che funziona con un fine e in vista di un risultato. Se lo guardiamo dalla parte dell'essere, vedremo un essere animato da una forza cosciente, il quale dirige questa forza e se ne serve, a meno che non sia anche lui personificazione di una forza cosciente che lo usa come strumento di una data azione o espressione. La scienza moderna ha scoperto che l'energia, per quanto riguarda il suo movimento, si presenta da un lato come un'onda e si comporta come tale, dall'altro appare come una massa di particelle e si comporta come una massa di particelle, ognuna delle quali funziona a modo suo. Qui si tratta un po' dello stesso principio. Certi ricercatori, perciò, non vedranno mai degli esseri, ma solo delle forze luminose. Altri vedranno soltanto degli esseri e mai delle forze. Dipende dall'atteggiamento interiore, dall'aspirazione, dell'impronta religiosa o spirituale, persino dalla formazione culturale di ciascuno. È proprio qui che comincia la soggettività, e con la soggettività il rischio di cadere in errori o superstizioni. Ma la soggettività non squalifica di per sé l'esperienza. È solo un segno del diverso modo di vedere e di trascrivere la stessa cosa a seconda dei diversi modi di recepirla. Tanto per parlare di realtà concrete, esistono due pittori che abbiamo mai visto in modo identico uno stesso paesaggio? Il criterio per separare il vero dal falso, a dar retta agli esperti in ciò che è naturale o sovrannaturale, dovrebbe essere una costante immutabile, ma forse il loro è solo un criterio di pigrizia mentale. La molteplicità delle esperienze prova solo che ci avviciniamo ad una verità viva e non a quei residuali fossili che sono le nostre verità mentali e materiali. Inoltre, queste forze coscienti, estremamente coscienti, possono assumere tutte le forme che vogliono, non per il gusto di gabbare la gente, ma per rendersi accessibili alla coscienza di coloro che le invocano. Un santo cristiano avrà la visione della Vergine, ad esempio, un devoto in India vedrà Durga, e tutti e due avranno visto magari la stessa cosa. Saranno magari entrati in contatto con lo stesso livello di coscienza o con la stessa forza. È ovvio che per un cristiano Durga non avrebbe nessun significato, e d'altronde, se la forza si manifestasse allo stato puro, sotto forma di vibrazione puramente luminosa e impersonale, non sarebbe probabilmente accessibile né alla coscienza di un devoto della Vergine né a quella di un devoto di Durga, e comunque non toccherebbe il loro cuore. Anche la devozione ha i suoi diritti. Non tutti sono abbastanza evoluti per comprendere l'intensità di amore che può emanare da una piccola luce dorata senza forma. Più interessante ancora sarebbe constatare che se un poeta, Rimbaud o Shelley, per esempio, si aprisse a quegli stessi piani di coscienza, vedrebbe altro ancora, mentre si tratterebbe pur sempre della stessa cosa. Poiché è piuttosto evidente che né Durga né la Madonna fanno parte del loro mondo, questi poeti percepiranno magari una grande vibrazione e delle pulsazioni luminose, delle onde colorate che si tradurranno per loro in un'intensa emozione lirica. Ricordiamo Rimbaud: felicità, ragione, ho strappato l'azzurro dal cielo, che è oscurità, e ho vissuto, scintilla d'oro nella luce naturale. Un'emozione che viene probabilmente dallo stesso livello di coscienza, o della stessa frequenza potremmo dire, toccato da una mistica o indiano o da un santo cristiano, anche se la trascrizione poetica della vibrazione può sembrare agli antipodi di qualsiasi fede religiosa. Anche il matematico, che d'un tratto in un lampo di gioia intravede una nuova raffigurazione del mondo, ha forse attinto anche lui alla stessa altezza di coscienza, alla stessa vibrazione rivelatrice.
Niente infatti succede per aria, tutto è situato da qualche parte, su un qualche piano, ed ogni piano ha la propria lunghezza d'onda, la propria intensità luminosa, la propria particolare frequenza vibratoria, sicché si può attingere ad uno stesso piano di coscienza, la stessa illuminazione, attraverso migliaia di percorsi diversi. Coloro che hanno superato o creduto di superare lo stadio delle forme religiose arriveranno subito a concludere che tutte le forme personali sono soltanto inganni oppure appartengono ad un genere inferiore e che soltanto le forze impersonali sono vere, ma è un'illusione della logica umana che pretenderebbe un uniformato tutto. La visione di Durga non è più falsa né più immaginaria di un poema di Shelley o di certe equazioni di Einstein, verificate dalla scienza 10 anni più tardi. Errore e superstizione cominciano quando diciamo che l'una cosa vera al mondo è la Madonna o Durga, oppure che è vera soltanto la poesia. La verità in grado di conciliare tutti questi aspetti consisterebbe nel vedere che tutte queste forme emanano da diverse gradazioni di una stessa luce divina. Ma sarebbe un altro errore credere che le forze cosiddette impersonali siano forze meccaniche di un genere migliore. Esse hanno invece un'intensità, un calore, una gioia luminosa tipica di una presenza senza volto. Chiunque abbia avuto l'esperienza di un'invasione torrenziale di luce dorata, di uno scroscio azzurro da zaffiro, di uno scintillio di luce bianchissima, non avrà dubbi che una conoscenza colma di gioia accompagna quella luce d'oro e una solida potenza dell'azzurrino, che una presenza ineffabile si manifesta con quella luce bianca. Ci sono forze che discendono come un sorriso e uno allora capisce davvero che il muro fra personale e impersonale, fra coscienza e forza, è solo una distinzione pratica della logica umana. Ma non ha nessun rapporto con la realtà. Non è necessario vedere dei personaggi per trovarsi in presenza della persona. In realtà, l'essenziale è aprirsi a questi piani superiori. Lì ciascuno riceve a seconda delle proprie capacità, dei propri bisogni e della propria aspirazione. Tutte le polemiche fra atei e credenti, filosofi e poeti, pittori e musicisti, sono sciocchezze degne di un'umanità infantile che vorrebbe modellare tutto col proprio stampino. Quando cogliamo la luce della verità, ci rendiamo conto invece che la verità può contenere tutto senza che niente cozzi contro qualcos'altro. È che tutti sono figli suoi. Il mistico riceve la gioia da colui che ama. Il poeta la riceve dall'ispirazione poetica. Il matematico dall'ebbrezza delle formule. Il pittore dalle rivelazioni cromatiche. Tutte sono gioie spirituali. Comunque la chiara austerità è una potente protezione, dato che purtroppo non tutti hanno la capacità di accedere a quelle alte regioni in cui esistono solo forze pure. È molto più facile aprirsi a livello vitale, al mondo della grande forza di vita, del desiderio e delle passioni, il livello tra parentesi più noto ai medium e agli occultisti, in cui le forze inferiori possono assumere con la massima facilità sia aspetti divini dai coloro splendenti, sia forme terrificanti. Se uno è puro, si accorgerà dell'inganno, del meraviglioso come del terribile, e la sua piccola luce psichica dissolverà tutte le minacce e tutti i chiassosi miraggi del melodramma vitale. Ma chi mai può dirsi certo al 100% della propria purezza? Se quindi non inseguiamo forme personali, ma solo una verità sempre più alta a cui lasciare la scelta della forma in cui manifestarsi, saremo al sicuro da errori e superstizioni. Cercheremo ora di dare un'idea dei livelli sovracoscienti che possiamo scoprire se non soccombiamo all'incoscienza estatica e quali li ha sperimentati Sri Aurobindo. È certo che quel che si avvicina di più alla verità universale non sono le forme, sempre limitate a una tradizione o a un'epoca, pur avendo una loro funzione e una loro verità, ma le vibrazioni luminose. Ribadiamo ancora una volta che le vibrazioni di cui parliamo non sono meccanismi ondulatori privi di contenuto, ma movimenti di luce che contengono inesprimibile gioia, amore, conoscenza e bellezza. Tutte quelle qualità, insomma, che appartengono in diversa misura alle più alte manifestazioni della coscienza umana, religiosa o no.
una luce non nata da sole o luna o fuoco, una luce che dentro dimorava e dentro vedeva, versando un'intima visibilità. Prima di raggiungere il piano sopramentale, dove inizia l'emisfero superiore dell'esistenza, il ricercatore attraverserà diversi stati o modi della mente, che Sri Aurobindo ha rispettivamente chiamato dal basso in alto mente superiore, mente illuminata, mente intuitiva o surmentale, da non confondere col sopramentale. Si può chiamarli, ovvio, con altri nomi, ma questi quattro piani corrispondono a generi di esperienze ben distinti, verificabili da chiunque abbia la capacità di intraprendere coscientemente l'ascensione. In teoria queste zone fanno parte tutte e quattro del sopracosciente. Diciamo in teoria perché è evidente che la linea di demarcazione fra cosciente e sopracosciente varierà a seconda degli individui. Per alcuni la mente superiore o perfino quella illuminata non è sopracosciente affatto, poiché fa parte della normale coscienza di veglia, mentre per altri, dato il loro sviluppo interiore, il semplice raziocinio è ancora uno stadio a venire. In altre parole, i confini del sopracosciente tendono ad arretrare col progredire dell'evoluzione. Se il subconsciente rappresenta il nostro passato evolutivo, il sopracosciente è il futuro della nostra evoluzione. Un sopracosciente che a poco diventa la nostra coscienza di veglia. Non staremo qui a dire che cosa siano di per sé, indipendentemente dall'uomo, questi piani superiori di coscienza. Ognuno di loro è tutto il mondo d'esistere, più vasto e più attivo della Terra, sicché il nostro linguaggio mentale mal si adatta a descriverli. Ci vorrebbe la penna di un visionario o di un poeta. Ci vorrebbe un'altra lingua, diceva Rimbaud. Quella, ad esempio, inventata da Sri Aurobindo nell'epopea poetica Savitri. Milioni di loti, cullati da un unico stelo, mondi dopo mondi d'estasi e di colore, salgono verso lontane, non viste epifanie. Tenteremo di dire invece che cosa questi piani apportano all'uomo e come essi cambiano la nostra visione nel mondo quando ci innalziamo a livello di ciascuno di loro. La mente comune che tutti conosciamo vede le cose in successione, un passo alla volta, linearmente. Non può fare salti, infatti. In tal caso ci creerebbe nella sua logica dei vuoti in cui non ci si raccapezzerebbe più, sicché concluderebbe che si tratta di un discorso scucito, irrazionale e fumoso. Le cose le può vedere soltanto una per volta, se no le appaiono contraddittorie. Non riesce ad ammettere un fatto o una verità nel proprio campo di coscienza senza rifiutare in maniera automatica tutto ciò che non fa parte di questo fatto o di questa verità. La mente raziocinante è come l'otturatore di una protezione cinematografica. Lascia passare solo un'immagine alla volta, sicché tutto ciò che non compare in quell'istante sul piccolo schermo mentale appartiene al limbo dell'errore, della falsità, dell'oscurità. Tutto nella mente raziocinante procede secondo un rigorosissimo sistema antinomico, bianco-nero, verità-errore, Dio-Satana. E la mente passa dall'uno all'altro come un asino che bruca un ciuffo d'erba dopo l'altro, spezzettando senza tregua la realtà in tanti frammenti di tempo e di spazio. Più scendiamo nella scala della coscienza, e più questo frazionamento si accentua. È da supporre che per uno scarabeo tutto quel che attraversa il suo ristretto campo visivo esca dal futuro a destra, intersechi la linea del suo presente e sparisca nel passato a sinistra. Un uomo che gli si trovi sopra, con la gamba destra e una sinistra, deve apparirgli senz'altro miracoloso e irrazionale, a meno che l'uomo non tenga un piede nella verità e l'altro nella menzogna. Il che è una manifesta impossibilità, è uno scarabeo controsenso, ergo, quell'uomo non esiste. Per gli esseri umani l'otturatore è un pochino più largo. Futuro e passato non si trovano affatto a destra o a sinistra nello spazio, ma in un domani e in un ieri del tempo. Un bel progresso rispetto allo scarabeo, no? Esiste fortunatamente un'altra coscienza, quella sopramentale,
che allarga ben il più, l'otturatore ingloba altro tempo, includendovi ieri e i domani, una coscienza che vede simultaneamente presente, passato e futuro, bianco e nero, verità e tutto quel che per convenzione chiamiamo errore, bene e tutto quello che sempre per convenzione chiamiamo male, tutti i nostri sì e tutti i nostri no. Tutti gli opposti, in realtà, sono il prodotto di un frazionamento del tempo. L'uomo parla di errori perché non vede il bene che quell'errore ha in serbo, perché non vede che quell'errore rappresenta solo la faccia visibile della medaglia. L'uomo parla di menzogne perché non ha il tempo di vedere il loto uscire dal fango. Parla di oscurità, ma la nostra luce è qualcosa di scuro per chi vede la luce. Il nostro errore era il compagno indispensabile del bene. Il no, la metà indissolubile del sì. Il bianco, il nero e tutti i colori dell'arcobaleno erano forme diverse di un'unica luce che a poco si rivela. Non esistono contrari, esistono solo elementi complementari. Tutta la vicenda della coscienza è quella di una progressiva disotturazione. È il passaggio da una coscienza lineare e contraddittoria a una coscienza globale. Sri Aurobindo la chiama appunto globale e definisce emisfero superiore il sovrapentale, perché la verità cosiddetta superiore non è amputata dalla Terra, né può rappresentare tutta la verità se non unitamente alla metà inferiore. L'alto non annulla il basso, lo completa. La temporale non è il contrario del temporale, così come le braccia che abbracciano non sono l'opposto dell'essere abbracciato. Il segreto sta proprio nello scoprire la temporale nel cuore del temporale. L'infinito nell'infinito, la sferica totalità delle cose nel frammento più scuro, senza il quale nessuno può abbracciare e nessuno può essere abbracciato. Questa ascensione della coscienza non è soltanto la storia di una conquista del tempo, ma anche quella di una conquista della gloria, dell'amore, della vastità. I livelli evolutivi inferiori non solo spezzettano in minuscoli frammenti il tempo e lo spazio, fanno a pezzettini tutto. Una crescente legge di frammentazione presiede alla discesa della coscienza, dallo spirito fin giù, giù all'atomo. Frammentazione della gioia, frammentazione dell'amore e del potere. Frammentazione è ovvio nella coscienza della vista. Tutto si decompone in un brulicare di minuscoli topismi, in un pulviscolo di coscienza sonnambula, che è già una ricerca della luce e forse una nostalgia della gioia. Il segno generale di questa discesa è un progressivo diminuire del potere di intensità. Intensità d'essere, intensità di coscienza, intensità di forza, intensità di gioia nelle cose e della gioia di esistere. Del pari, a mano che ci innalziamo verso i livelli supremi, queste intensità crescono. È essenzialmente la qualità della luce o delle vibrazioni che permette di distinguere un piano di coscienza dall'altro. Se partendo dal nostro attuale livello evolutivo guardiamo alla coscienza sotto l'aspetto luce da cui derivano tutti gli altri, la mente comune appare all'occhio che vede come una sorta di zona grigiastra disseminata di puntini scuri o di piccoli nodi vibratori nerastri, simili a nugoli di mosche che girano attorno alla testa della gente. Sono i pensieri. Vanno e vengono, girano, passano da una persona all'altra. Di tanto in tanto ecco venire dall'altro un piccolo scoppio di luce, una piccola gioia, una fiammella d'amore che danza in quel grigiore. Ma questo fondo neutro, come lo chiama Sri Aurobindo, è così spesso e colloso da assorbire tutto, da stringere tutto. Tira giù tutto nella sua buia gravitazione. Non siamo capaci di sopportare niente a lungo, né la gioia né la sofferenza, né siamo capaci di sopportare troppa luce. E tutto è piccino, spasmodico, subito spento. E tutto sottostà a migliaia di condizioni. La mente superiore è l'altro livello. Compare di frequente nei filosofi e nei pensatori.
è già meno opaco e più libero. Il fondo non è più totalmente grigio, oppure il grigio dal sul blu e i piccoli scoppi di luce spariscono meno in fretta, sono più intensi, più numerosi e frequenti. La gioia tende a durare più a lungo, l'amore ad essere più vasto, perché meno soggetti a innumerevoli condizionamenti di piani inferiori. Qui si comincia a sapere che cos'è la gioia di per sé, l'amore di per sé senza causa. Ma c'è una luce ancora fredda e piuttosto tagliente. Si tratta ancora di una sostanza mentale, greve, che intercetta la luce dall'alto, fondendola nella propria sostanza, riscoprendola senza nemmeno accorgersene di uno stato pensante. Percepisce il tipo di luce ricevuta solo dopo averla diluita, logicizzata e frammentata in tante pagine, parole o idee. Inoltre le pagine o i paragrafi della mente superiore si fondono su un solo punto di luce, o al massimo su pochi punti, che essa afferra e porta a conclusione ancor prima di aver cominciato. Una gocciolina di intuizione rapidamente inghiottita. E intanto si dà un gran da fare per eliminare strada facendo quanto contraddice le sue conclusioni. Certo, la mente superiore si può aprire ai piani più elevati e riceverne dei lampi, ma di solito non si comporta così. La sua sostanza è fatta per scomporre la luce e le cose comincia a capirle solo dopo averle spiegate. La mente illuminata è tutt'altra natura. La mente superiore, mano a mano che accetta il silenzio, accede a questo piano, cioè la sua sostanza si chiarifica. Allora ciò che veniva giù a gocce scende a fiotti. Lo sfondo non è più quel grigiore generale, ma un benessere spirituale e una pura felicità su cui si stagliano o risaltano le tonalità particolari della coscienza estetica. Nella coscienza entra a fiotti la luce, spesso dorata, venata di colori che variano a seconda dello stato inferiore. È un'invasione luminosa. È spesso anche un entusiasmo, nel senso in cui li intravedano i greci, un subitaneo risveglio, come se tutto l'essere stesse su chi vive, allerta, e si trovasse immerso d'improvviso ad un ritmo rapidissimo, in un mondo assolutamente nuovo, ricco di nuovi valori, nuove prospettive, inattese corrispondenze. Il sipario fumoso del mondo si solleva, tutto è collegato da una grande vibrazione gioiosa. La vita è più vasta, più vera, più viva. Piccole verità si accendono dovunque, senza parole. Come se ogni cosa avesse un suo segreto, un suo senso particolare, una sua vita particolare. Senza capire assolutamente come e perché, ci troviamo in un indicibile stato di verità, che è lì, semplicemente, meravigliosamente leggero, vivo, e che ama. Questo flusso luminoso si tradurrà in modi diversi per ciascuno. Noi abbiamo sempre troppa fretta di dargli una forma precisa, invece di lasciare che impregni tranquillamente l'essere e lavori a chiarificare la sostanza. Per qualcuno sarà un improvviso sblocco poetico, altri vedranno nuove architetture, altri si troveranno sulle tracce di nuove scoperte scientifiche, altri ancora ameranno il loro Dio. Di solito l'ingresso in questa nuova coscienza è accompagnato da uno spontaneo fiorire di facoltà creative, soprattutto nell'ambito poetico. È da notare quanti discepoli di Sri Aurobindo, di ogni nazionalità, cinesi, indiani, inglesi, eccetera, abbiano rivelato qualità poetica, come se poesia ed arte fossero i primi risultati pratici del suo yoga. Sia in me che in altri ho visto fiorire d'improvviso ogni specie di capacità derivanti da un'apertura della coscienza, al punto che un tale che aveva tanto e infruttuosamente pensato e penato per esprimersi con un ritmo diventa dall'oggi al domani un maestro di linguaggio e di cadenze poetiche. È una questione di giusto silenzio mentale e di giusta apertura alla parola che tenta di esprimersi. La parola è infatti sempre lì, pronta, già formata su quei piani interiori dove nascono tutte le forme artistiche. È la mente trasmittente che deve cambiare, cessando di essere d'ostacolo e facendosi perfetto canale di trasmissione. La poesia è il mezzo più comodo per capire che cosa sono i piani superiori. È facile cogliere le vibrazioni nel ritmo di un poema.
Perciò sia qui che in seguito faremo alcuni esempi tratti da poesia. Anche se il sopracosciente non è certo l'unico privilegio che abbiamo i poeti. Nella sua enorme corrispondenza sulla poesia e nel suo Poesia Futura, Sri Aurobindo ci dà numerosi esempi di poesia che ha origine nella mente illuminata. Purtroppo però, essendo le persone a cui Sri Aurobindo si rivolgeva soprattutto in lingua inglese, quegli esempi diranno poco a chi è di altra madrelingua. Ma è ovviamente Rimbaud il poeta che meglio ci può chiarire cos'è la mente illuminata. In particolare il suo Il balletto ebro, se rinunciamo a prescindere dal significato letterale per captare ciò che vibra al di là, la poesia, come del resto tutte le forme artistiche, è in fin dei conti solo un mezzo per catturare una piccola nota ineffabile, che di per sé non è niente, eppure è il vero della vita. Conosco i cieli squarciati in lampi, e le trombe e le risacche e le correnti. Conosco la sera, l'alba esaltata come una stirpe di colombe. E ho visto a volte quel che l'uomo ha creduto vedere. Una poesia non si può definire illuminata per il suo significato, ma perché vibra della nota dominante di quel suo piano. Potremmo infatti ritrovare la stessa nota in un quadro di Rembrandt o in una musica di César Franck, ad esempio anche molto semplicemente nelle parole di un amico. È il tocco della verità che sta dentro, la piccola vibrazione che va dritto al cuore e della quale la poesia o la tela o la sonata sono soltanto condensazioni più o meno trasparenti. E più saliamo, più la vibrazione diventa pura, luminosa, vasta, possente. Quando Rimbaud dice «O stagioni, o castelli, quale anima è senza difetto?» La vibrazione è quasi visibile, tant'è presente. Ma non si tratta di una vibrazione solo illuminata. Lo si sente bene, non viene da sopra la testa, ma dal centro del cuore. E non ha niente a che vedere con il significato. Le parole sono soltanto veicolo di quel qualcosa che vibra. Questo verso di Mallarmé viene invece direttamente dalla mente illuminata. Il trasparente ghiacciaio dei voli non fuggiti. La caratteristica di tutte le opere originate da questo piano è quella che Sri Aurobindo chiama un luminoso colpo d'ala, una cascata di luce improvvisa. È una vibrazione diversa da tutte le altre, c'è sempre uno shock seguito da qualche cosa che vibra come un diapason. Una vibrazione che non resta mai pura a lungo in un'opera, perché il flusso poetico segue il movimento della coscienza, sale e scende di continuo, a meno che il poeta non segua una particolare disciplina per renderlo stabile. La mente illuminata, ma anche tanto vitale e tanto intelletto, e persino uno scoppio di surmentale, come vedremo più in là, contiene queste vibrazioni. Insieme alla sua bellezza della mente illuminata, scopriamo presto anche i limiti. Un fiotto di immagine e di parole rivelatrici, spesso infatti è questo stadio che si apre la capacità di vedere e spesso anche di udire su piani superiori, quasi una valanga di immagini lussureggianti, a volte disordinate, come se la coscienza faticasse a contenere una tale marea luminosa e un tale aumento di intensità. Ce n'è troppa, la coscienza non regge. L'entusiasmo si tramuta facilmente in esaltazione e se il resto non è abbastanza purificato, una qualsiasi parte inferiore dell'essere può impadronirsi della luce e della forza che sgorgano dall'alto per usarle a proprio vantaggio. È uno degli intoppi più frequenti. Quando le parti inferiori della natura, e specialmente quella vitale, si impadroniscono della corrente luminosa, la induriscono, la drammatizzano, la tormentano. La forza c'è sempre, ma si indurisce, mentre l'essenza della mente illuminata è la gioia. Si potrebbe fare a proposito i nomi di tanti poeti e geni creatori. Per giunta la sostanza della mente illuminata non è del tutto trasparente, ma solo traslucida. La sua luce è diffusa un po' come se questa mente sfiorasse la verità senza raggiungerla davvero. Da qui le frequenti incoerenze e oscillazioni. È solo l'inizio di una nascita. Prima di accedere a piani più alti,
occorre una maggiore purificazione, soprattutto una pace, un equilibrio, un silenzio più profondi. Più si sale nella coscienza, più è necessario un granitico equilibrio. La mente intuitiva differisce da quella illuminata per la sua chiara trasparenza. Non più costretta al suolo, come lo è invece la mente superiore, dalla protesi pensante, come se la conoscenza dipendesse dalla poderosità delle riflessioni, balza a piedi nudi di roccia in roccia. La conoscenza è per la mente intuitiva un lampo che sgorga dal silenzio e che contiene tutto, non più in alto né più in profondità, ma lì, sotto i nostri occhi. Aspetta soltanto che noi diventiamo più chiari, non che ci eleviamo, ma che ci disintasiamo. Le risaie dell'India in primavera si estendono tranquille e verdi a perdita d'occhio, sotto un cielo greve. Un sentore dolce, poi, d'improvviso, migliaia di pappagalli multicolori si alzano in volo, ma noi non ce ne siamo accorti. Tutto è così repentino e folgorante. Terribili lampi della coscienza che si rischiara. Un punto, un suono, una goccia di luce ed ecco che tutto, un mondo risplendente di colmo, migliaia di uccelli inafferrabili nell'istante di un lampo. L'intuizione ripete in scala umana l'originario mistero del grande sguardo. Un'immensa occhiata e tutto è visto, tutto è conosciuto. Tutto gioca a riscoprire a poco, più piano, in successione del tempo, miriade di sguardi lanciati tutti assieme in un frammento d'eternità. Un istante eterno è la causa degli anni. L'intuizione porta con sé una gioia particolare, diversa, si direbbe, dalla gioia illuminata. Non è più quel flusso che sembra venire da fuori, è una specie di riconoscimento, come fra due esseri da sempre fratelli, uno il fratello di luce che vive nella luce e l'altro il fratello dell'ombra, noi, che vive al di sotto del buio, urtando dovunque, ripete a tentoni nell'ombra i gesti del fratello di luce. I movimenti, la conoscenza, la grande avventura del fratello di luce, mentre in basso tutto è meschino, striminzito, goffo. E poi d'un tratto i due coincidono. Sono un unico essere in un punto di luce. Per una volta non c'è più diversità, c'è solo gioia. Quando saremo una sola cosa in tutti i punti, la nostra sarà una vita divina. Questo punto di contatto è la conoscenza e può tradursi in un modo o in un altro a seconda della preoccupazione del momento. Ma c'è sempre, essenzialmente, un incontrarsi, l'essere colpiti da identità, sappiamo in quanto riconosciamo. Sri Aurobindo diceva che l'intuizione è un ricordo della verità e davvero vediamo nel lampo intuitivo che la conoscenza non è scoperta dell'ignoto, non c'è nient'altro da scoprire che noi stessi, ma un lento riconoscere nel tempo quell'attimo di luce che tutti abbiamo visto. Chi l'ha visto almeno una volta? Chi non ha quel ricordo nella vita? Quali che siano le cose in cui crediamo o no, le capacità o incapacità, le facoltà piccole o grandi che abbiamo, c'è sempre un istante che è il nostro istante. Ci sono vite che durano soltanto un secondo, tutto il resto è oblio. Il linguaggio dell'intuizione si condensa in una formula concisa, senza troppe parole, l'opposto del pletorico linguaggio della mente illuminata, che pure, grazie alla sua profusione, conferisce un ritmo luminoso e una verità dai confini forse meno netti, ma più calda. Quando Plotino sintetizzava tutto il ciclo degli sforzi umani con le parole «un volo dal solo al solo», usava un linguaggio altamente intuitivo, così come succede nelle Upanishad. Ma questa virtù indica anche i limiti dell'intuizione. Per quanto pieni di vita siano, i lampi e le formule non possono contenere tutta la verità. Ci vorrebbe un calore più vasto, proprio quello che della mente illuminata, ma con un'altra trasparenza. La mente intuitiva vede a lampi, punto per punto, non vede tutto insieme. Lo spazio rivelato dal lampo è stupefacente, indiscutibile, ma è appunto un solo spazio di verità. Per giunta la mente si impadronisce dell'intuizione, e come dice Sri Aurobindo, ne ricava troppo e insieme troppo poco.
troppo perché generalizza indebitabilmente l'intuizione, troppo poco perché invece di lasciare che il lampo compia la sua opera di illuminazione e di schiarimento della nostra sostanza, subito se ne appropria, ricoprendolo della sua guaina pensante, oppure pittorica, poetica, matematica, religiosa. E quel lampo lo comprende soltanto nella forma intellettuale, artistica o religiosa con cui l'ha rivestito. È assai arduo far capire all'intelletto che una rivelazione può conservare tutta la sua potenza, anche immensa, senza che ci si capisca niente. Anzi, che può rimanere potente soltanto se non l'abbiessiamo di vari gradinini, diluendola e spezzettandola con la pretesa di capirla. Se uno potesse restarsene tranquillo, lasciando agire le vibrazioni di quel lampo come sospeso nella propria luce, senza stargli addosso per indurirlo in tanti scampoli intellettuali, si accorgerebbe dopo un certo tempo che tutto l'essere ha cambiato l'altitudine e che possiede una nuova visione anziché una piccola forma morta. Con le nostre spiegazioni, i tre quarti del potere di trasformazione svaniscono, ma se invece di precipitarsi sulla penna, sul pennello o su un torrente di parole che, per proiettare fuori la troppa luce ricevuta, il ricercatore sta attento a mantenersi silenzioso e trasparente, se ha pazienza, vedrà i lampi moltiplicarsi a poco, farsi in certo qual modo più fitti e formarsi dentro di lui un'altra coscienza, che è insieme compimento e origine della mente illuminata e di quella intuitiva, come tutte le forme mentali umane. Il surmentale. Il surmentale è una vetta raramente toccata dall'uomo. È una coscienza cosmica, ma senza perdita dell'individualità. Invece di rifiutare tutto per librarsi in pieno cielo, il ricercatore ha salito uno per uno tutti i gradini dell'essere, così che il basso resta collegato all'alto senza soluzione di continuità. Il surmentale è il mondo degli dèi, è la fonte che ha ispirato i fondatori delle grandi religioni. Tutte le religioni che conosciamo hanno avuto origine lì, sono parte delle mille sfaccettature dell'esperienza surmentale. Le religioni, infatti, le rivelazioni o le esperienze spirituali appartengono ad un piano, non sono nate dalle folgore di Dio o dal niente. Coloro che incarnano una rivelazione non l'hanno tirata fuori dal nulla. Il loro piano d'origine è il surmentale, il quale è anche il luogo dove ha origine le alte creazioni artistiche. Si tratta però ancora, è bene sottolinearlo, di un piano mentale. Quando la coscienza si eleva a questo piano non vede più punto per punto, ma tranquillamente per grandi masse. Non c'è più la luce diffusa della mente illuminata, né i bagliori isolati della mente intuitiva. Ma, per riprendere la mirabile espressione vedica, un oceano di stabili lampi. La coscienza non si limita più al breve istante presente né al ristretto spazio del suo campo visivo, ma, disintasata, vede in un sol colpo d'occhio vaste distese di spazio e di tempo. La differenza sostanziale fra il surmentale e gli altri piani è la completa uguaglianza e la quasi totale uniformità della luce. In una mente illuminata particolarmente ricettiva si potrebbe vedere una distesa o uno sforzo azzurrino, ad esempio, saette di luce improvvisa, lampi intuitivi, aperture luminose che si spostano, a volte persino grandi cascate surmentali, ma sono solo giochi di luce intermittenti, niente di stabile. È di solito la condizione dei massimi poeti che conosciamo. Raggiunto un dato livello, un ritmo, una luminosità poetica generale, di tanto in tanto essi compiono una puntata nelle regioni più alte e ne riportano alcuni versi o frasi musicali, abbaglianti, che vengono ripetuti di generazione in generazione come un apriti sesamo. La base di solito è la mente illuminata, una base già notevolmente alta, mentre il surmentale è un regno divino a cui si accede solo nei momenti di grazia. Ma per una coscienza surmentale completa e permanente, come l'hanno realizzata ad esempio i rishi vedici, non ci sono più intermittenze luminose, la coscienza è una massa di luce stabile. Ne risulta una visione continua, universale,
dove si conosce la gioia universale, l'amore universale e la bellezza universale. Tutte le contraddizioni dei piani inferiori, infatti, erano dovute a una carenza di luce o a un fascio di luce troppo limitato, se così possiamo dire, che illuminava un campo troppo ristretto. Mentre in quella luce uguale, le contraddizioni, come zone d'ombra fra due lampi o come frontiere buie ai margini della nostra luce, si fondono in un'unica massa visiva. E dal momento in cui la luce è dovunque, necessariamente sono dovunque anche la gioia, l'armonia e la bellezza, perché i contrari non vengono più percepiti come negazioni o come macchine d'ombra fra due momenti di coscienza, ma come elementi di intensità variabile entro un'armonia cosmica continua. Non che la coscienza surmentale non sia in grado di vedere la bruttezza, il male o la sofferenza, ma tutto è collegato da un grande tema universale, in cui ogni cosa ha chiaramente il suo posto e la sua utilità. È una coscienza unitaria, non separatista. Il potere di un'unità dà esattamente la misura della perfezione surmentale. Inoltre, avendo una vista divina, il divino non è più una supposizione o una concezione, ma una realtà che vediamo e tocchiamo, che diventiamo spontaneamente come la nostra coscienza diventa la luce. L'essere surmentale percepisce dappertutto la stessa luce, in ogni cosa, in ogni essere, così come la percepisce in sé. Non ci sono più iati separatori, non più vuoti di estraneità. Tutto è immerso di continuo in un'unica sostanza. Uno conosce l'amore universale e l'universale comprensione per tutti quegli altri se stesso, che vanno anche loro verso la divinità, o piuttosto che poco per volta diventano la luce che sono. Perciò è possibile accedere in tanti modi alla coscienza surmentale, attraverso un'intensità religiosa, un'intensità poetica, intellettuale, artistica, eroica, insomma attraverso tutto ciò che aiuta l'uomo a superare se stesso. Sri Aurobindo dava una particolare importanza all'arte, che considerava fra i grandi mezzi del progresso spirituale. Purtroppo gli artisti e i creatori hanno risoluto un ego notevole, che blocca il cammino e la loro grande difficoltà. Il religioso, che ha lavorato a dissolvere il proprio ego, ha maggiori possibilità, ma è raro che arrivi all'universalità per un cammino di coscienza individuale. Sarà più facile che schizzi fuori dall'individualità dando un calcio alla scala, senza preoccuparsi di sviluppare tutti gli stadi intermedi della coscienza personale. Poi, una volta in cima, non potrà più scendere perché non ha più la scala e magari non vorrà neanche più farlo. Oppure non ci sarà più un'individualità per tradurre quello che vede, oppure ancora sarà la vecchia individualità non evoluta a sentire il bisogno di realizzare alla meno peggio la nuova coscienza, ammesso che provi ancora il bisogno di realizzare qualcosa. I rishi vedici, che offrono l'esempio probabilmente unico di un progresso di coscienza sistematico continuo, da un piano all'altro, sono forse i più grandi poeti che la Terra abbia generato. Ce lo rivela Sri Aurobindo nel suo Il segreto dei Veda. La parola Kavi indicava inseparabilmente il poeta e il veggente della verità. Essere poeta voleva dire essere veggente, un'evidenza purtroppo totalmente dimenticata. Potremmo qui dire allora qualcosa sull'arte come mezzo dell'ascensione della coscienza, e in particolare sulla poesia a livello surmentale. La poesia mantrica. I piani di coscienza non si distinguono soltanto per le varie intensità delle vibrazioni luminose, ma per vibrazioni sonore diverse, ritmi diversi che uno può udire quando ha quell'orecchio nell'orecchio di cui parlano i Veda. Suoni e immagini, luci, forze ed esseri sono soltanto aspetti diversi di una stessa esistenza, che si manifesta diversamente e con intensità diverse a seconda dei piani. Più uno scende la scala della coscienza, più si frammentano le vibrazioni sonore, al pari delle luci, degli esseri e delle forze. Sul piano vitale, ad esempio, possiamo udire le vibrazioni disordinate della vita, spezzettate, sincopate come certe musiche generate da questo piano, o come certa pittura, certa poesia vitale, tutte in questo ritmo sincopato dai vivaci colori.
più uno si innalza, più le vibrazioni si armonizzano, si uniscono, si affilano, se si può dire così, come certe note dei quartetti per archi di Beethoven, che sembrano tirarci vertiginosamente col fiato sospeso ad altezze abbaglianti di pura luce. La forza di questa musica non dipende più dai volumi o dallo scoppiare dei colori, ma da un'altra tensione interiore. La rapidità vibratoria fa virare l'arcobaleno del bianco puro in un'altra nota della vibrazione tanto rapida da essere come immobile. Rappresenta l'eternità. Un unico suono, luce e forza che è un po' come la sillaba sacra dell'India, Om. La parola nascosta nel fuoco di lassù. In principio era il verbo, dice il Vangelo di Giovanni. In India esiste una conoscenza segreta basata sui suoni e diversi modi vibratori dei vari piani di coscienza. Se pronunciamo la sillaba Om, per esempio sentiamo bene che il suono avvolge i centri della testa, mentre il suono Ram tocca il centro ombelicale. E siccome ogni centro di coscienza è una comunicazione diretta con un piano, ripetendo certi suoni, Japa, possiamo metterci in comunicazione col piano di coscienza corrispondente. L'intera disciplina del Tantra Yoga, così chiamata per l'uso dei testi Tantra da cui ha origine, si basa su questo fatto. I suoni base, suoni essenziali che hanno il potere di stabilire la comunicazione, si chiamano mantra. I mantra, sempre segreti e dati personalmente dal guru, hanno poteri di ogni specie. Ogni piano ha numerosissime gradazioni che possono servire al fini di disparati e contraddittori. Combinando insieme suoni diversi, si può anche di solito, ai livelli inferiori del piano vitale, mettersi in contatto con le forze corrispondenti e acquisire poteri assai strani. Ci sono mantra che uccidono, magari in 5 minuti, fra violentissimi vomiti. Mantra che attaccano con precisione la tale o la tal'altra parte del corpo. Mantra che guariscono. Mantra che accedono fuochi. Mantra che proteggono o che stregano. Una specie di magia o di chimica vibrazionale che si basa semplicemente sulla manipolazione cosciente delle vibrazioni inferiori. Ma c'è anche una magia superiore che si basa sull'uso cosciente delle vibrazioni di piani più elevati. È la poesia, la musica. Sono i mantra spirituali delle Upanishad e dei Veda, o i mantra che il guru dà al suo discepolo per aiutarlo ad entrare coscientemente in contatto con tale o tal'altro piano di coscienza, la tale o tal'altra forza, oppure con un essere divino. In questi casi il suono reca in sé l'esperienza della realizzazione, è un suono che fa vedere. È quindi facile comprendere come la musica e la poesia, che comportano un uso cosciente delle vibrazioni più segrete, possono essere potenti mezzi d'apertura della coscienza. Se riuscissimo a comporre una musica o una poesia veramente coscienti attraverso l'uso cosciente delle vibrazioni superiori, potremmo creare opere di grande potere iniziatico. Invece di poesie che sono soltanto fantasie intellettuali e bayadere della mente, come le chiama Sri Aurobindo, potremmo creare poesia e musica mantrica per far discendere gli dèi nella vita. Perché la vera poesia è un'azione che apre fenditure nella coscienza. Viviamo barricati, murati vivi, attraverso cui può entrare il reale. È un mantra del reale, un'iniziazione. È quello che hanno fatto i rishi vedici e i veggenti delle Upanishad. I loro mantra hanno il potere di comunicare un'illuminazione a chi è pronto. È quello che Sri Aurobindo spiega nella sua poesia futura e che ha realizzato con Savitri. Il mantra, come la poesia più alta, la musica ispirata, la parola sacra, proviene dal surmentale. È la sorgente di tutte le attività creative o spirituali, anche se non è agevole distinguere le une dalle altre. Le divisioni categoriche dell'intelletto svaniscono in questo luogo chiaro dove è tutto sacro, anche il profano. Potremmo dunque cercare di dire in che cosa consiste la vibrazione particolare o il ritmo particolare del surmentale. Innanzitutto,
Per chiunque può entrare in rapporto con questi piani superiori, poeta, scrittore, artista, è assolutamente evidente e percepibile che al di là di un certo livello di coscienza non si tratta più di cercare di cogliere o di esprimere delle idee, c'è solo da ascoltare. Ci sono vibrazioni, onde, ritmi che letteralmente si impossessano del ricercatore, lo invadono. Solo dopo, scendendo, si rivestono di parole e di idee, di musica e di colori. Ma la parola o l'idea, la musica o il colore sono il risultato, un effetto secondario. Non fanno che dar corpo a quella vibrazione primaria possentemente impetuosa. E se il vero poeta corregge e ricorregge quel che ha scritto, non è per migliorare la forma come si crede, ma per riafferrare quella cosa che vibra. Se non c'è la vera vibrazione, tutta la magia sparisce. Come succedeva al sacerdote vedico che aveva pronunciato male il mantra del sacrificio. Quando la coscienza è trasparente, si può sentire chiaramente il suono. Un suono veggente, diciamo. Un suono immagine o un suono colore, un suono idea, che unisce indissolubilmente in questo stesso corpo luminoso, udito, vista e pensiero. È una pienezza simile a un'unica vibrazione. Sui piani intermedi, mente superiore, mente illuminata, intuitiva, queste vibrazioni di solito appaiono frammentate sotto forma di impulsi, fiammate, pulsazioni. Le strumentali invece sono vaste, continue, luminose di per sé, come le più grandi note di Beethoven. Non hanno né inizio né fine, sembrano uscire dall'infinito e tornare all'infinito. Non incominciano, arrivano nella coscienza entro una specie di alone di identità, che vibra e continua a vibrare tanto tempo dopo, come l'eco di un altro viaggio, dentro a questo. Sono lacrime delle cose e toccano la mente dei mortali. Eneide, libro primo, verso 462. Questo verso di Virgilio, che Sri Aurobindo citava spesso fra le espressioni di ispirazione surmentale, deve il suo carattere surmentale non tanto al senso delle parole, ma al ritmo che procede e segue il verso di una sottofondo di eternità, o piuttosto come portato dell'eternità stessa. Così come questa espressione di Leopardi non vede la sua grandezza al senso letterale, ma qualcosa di ben più alto, un fremito retrostante, insano indegno mistero delle cose. Sri Aurobindo citava anche Rimbaud. Milioni di uccelli d'oro o futuro vigore. La poesia ritorna al suo vero ruolo, che non è di dilettare, ma di rendere il mondo più reale, perché è più colmo di reale. Chi abbia uno spirito religioso forse vedrà anche gli dèi che abitano quel mondo. Esseri o forze, suoni, ritmi o luci sono altrettanto veritieri, aspetti di una stessa cosa indefinibile, ma non conoscibile, chiamata magari Dio. Noi l'abbiamo chiamata Dio e abbiamo retto templi, scritto leggi e poemi, per cercare di trattenere un'unica pulsazione che ci riempie di sole e libera come un grande vento su rive di schiuma. Forse entreremo anche nel mondo della musica, che in realtà non è distinto dagli altri, ma è come una traduzione di quella stessa grande vibrazione indicibile. E se una volta, una sola, anche solo per pochi minuti nella vita, ci capiterà di sentire quella musica, quella gioia che canta lassù, sapremo che cosa volevano esprimere Beethoven e Bach. Sapremo che cos'è Dio. Non servono parole con la maiuscola. Sapremo semplicemente che quella cosa esiste e tutti i dolori del mondo saranno riscattati. Ai confini più alti del surmentale restano soltanto grandi onde di luce colorata, come dice Mer, il gioco delle forze spirituali che più tardi, a volte molto più tardi, si tradurranno in idee nuove, cambiamenti sociali, eventi di portata terrestre, dopo aver attraversato ad uno tutti gli stati di coscienza inferiori ed essersi notevolmente oscurati o deformati strada facendo. Alcuni saggi qua giù, rari e silenziosi, tirano queste forze sulla terra, potendo usarle e combinarle come altri combinano suoni per i loro poemi.
Forse sono proprio loro i veri poeti. La loro esistenza è un mantra vivente che precipita irreale sulla terra. Così si concludono i gradini dell'ascensione che Sri Aurobindo compì da solo nel carcere di Alipore. Noi abbiamo potuto trasmettere solo qualche riflesso umano di quelle altezze. L'essenziale non abbiamo saputo esprimerlo. Non abbiamo potuto raccontare lo splendore di quei mondi, quali esistono nella loro gloria, indipendentemente da tutte le nostre pallide traduzioni. Dobbiamo udire da soli, dobbiamo vedere. Calmi cieli di luce imperitura, illuminati continenti di pace violetta, oceani e fiumi di allegria divina, paesi senza angoscia sotto soli purpurei. Il 5 maggio 1909, dopo un anno di prigione, Sri Aurobindo viene prosciolto. Deve la vita a due avvenimenti imprevisti. Uno dei prigionieri che l'aveva tradito e denunciato come capo di un movimento segreto, la sua testimonianza avrebbe significato per Sri Aurobindo la pena di morte, viene misteriosamente ucciso con un colpo di pistola in una cella vicina. Il giorno della sentenza, come tutti, Sri Aurobindo si aspettava la pena capitale. Il suo avvocato fu colto da una improvvisa illuminazione, che trasmise a tutta la sala e che scosse profondamente i giurati. Molto tempo dopo, che egli sarà morto, le sue parole verranno ripetute non solo in India, ma al di là dei mari e dei continenti lontani. Perché io vi dico che un uomo come lui non si trova ora davanti ai giudici di un processo penale, ma davanti alla Corte Suprema della storia. Sri Aurobindo ha 37 anni. Accanto, nella gabbia, c'è suo fratello Barin, che viene condannato a morte. Ma lui sentiva sempre la voce. Ricordati, non avere mai paura, non esitare mai. Ricorda che sono io a fare, non tu, né nessun altro. Perciò, per quante siano le nubi che verranno, quanti i pericoli, i dolori, le difficoltà, per quante siano le impossibilità, ricordati che niente c'è di impossibile, niente di difficile. Sono io a fare.